Allora, a questo punto vado a mettere il mio olio per friggere. Vado ad accendere e porto l'olio a bollore, diciamo. Deve essere proprio bello caldo caldo, per la frittura, ma questo penso che lo sapete tutti, eh. Allora, nel frattempo vi dico un po' la ricetta a voce. Allora, queste sono frittelle di baccalà che sono veramente ottime da fare sia come antipasto che come secondo, che portarle in tavola anche per le cene giusto di Natale, per le ricorrenze, fanno sempre la loro figura. Allora, io sono andata a comprare il baccalà dissalato dell'Esselunga che trovate nel banco del pesce fresco, diciamo. E ne ho preso due confezioni da 2 etti ciascuno. È della marca Excelsior, scusate, ed è pronto per appunto essere cotto. È dissalato, per cui potete darci una sciacquata, come no, l'importante è asciugarlo bene se lo sciacquate, perché poi per fare le frittelle, cioè già il baccalà salta da tutte le parti, se anche rimane bagnato, ve lo raccomando. Allora, invece per quanto riguarda la pastella, io ho fatto grosso modo 250 di farina, 200 ml di acqua e sale quanto basta. Io nell'impasto l'ho messo perché, ripeto, questo tipo di baccalà è dissalato, per cui un pochino ci va, eh. E dopodiché, quando saranno pronte le frittelle, potete sempre andarlo ad aggiungere a piacere il sale, ecco. Allora, vado a regolare il fuoco, che deve essere medio alto, poi con uno stecchino vado a vedere se il mio olio frigge. Sì, direi che ci siamo quasi. Nel frattempo mi sono dimenticata di dirvi che il composto delle frittelle che andremo a fare l'ho messo nel frigo, che va tenuto nel frigo tipo quel quarto d'ora, ecco, 20 minuti. Perché la pastella è sempre meglio che sia piuttosto sul freddo, eh? Adesso vado a prendere il mio impasto, che ci siamo qua. Ecco qua, questo è il mio impasto, eh? Deve rimanere di questa consistenza. Do ancora una girata, tanto che, però vedete, è proprio venuto bene anche proprio la pastella, eh? Poi essendo stata un pochino a riposare nel frigo, meglio ancora. Allora, vado a prendere le mie frittelline e faccio circa un cucchiaio di impasto, eh. Olio ce ne va abbastanza perché devono essere praticamente quasi ricoperte. Se sono ricoperte meglio, come sapete tutti, per le fritture, io uso appunto questa pentola un pochino alta. Non vado a riempire appunto di frittelle, perché poi finisce che si attaccano tutte. Ecco, allora così direi che va bene. Così almeno anche con la pentola un pochino più alta evitiamo di conciare la cucina, a parte che si concerà lo stesso, però magari un pochino meno, eh. Vedete come gonfiano? E io non ho messo niente, né acqua gassata, né birra, né lievito, né niente, così. Vedete? Come sono belle, già belle gonfie. Ecco, vado un attimino a mettere sopra questo, giusto per salvare il salvabile. Il baccalà appunto salta, che è proprio una meraviglia. Ecco, continuo a friggere, così almeno sto concentrata e ci aggiorniamo bene. Allora ragazzi, con questa visione delle mie frittelline di baccalà, che sono venute buonissime, belle gonfie e appetitose, vi saluto, vi ringrazio e vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti. Vi saluto caramente e al prossimo video.